ragazzi, siamo arrivati alla quarta parte del Nyack Mon Quyen, quindi siamo al quarto tutorial per imparare il Nyack Mon Quyen. Abbiamo visto le tecniche di taglio nel video numero 1 che sta scorrendo in questo momento qui in sovraimpressione. Dopodiché abbiamo visto il video 2 che ora potete anche lui visionare qua sopra per quanto riguarda le tecniche di pugno. Dopodiché l'ultima volta abbiamo fatto le tecniche di parata, anche lui adesso sta girando qua sopra, ok? Ovviamente tutti i link li trovate poi all'interno della descrizione di questo video. Ora ci dedichiamo alle tecniche di gomito. Le tecniche di gomito sono la parte un pochino più lunga di tutto il Quyen, perché si andranno a eseguire prima tutte con il lato destro e poi tutte con il lato sinistro. Quindi saranno 4 tecniche di gomito sul lato destro, 4 tecniche di gomito sul lato sinistro, tutte abbinate delle posizioni. Allora, si parte subito indietreggiando, si indietreggia con la gamba destra, andremo a portarci in posizione Yunkuntan con questa posizione di guardia, come appunto vedete da video. Dopodiché andremo subito in avanti di nuovo in gamba destra. La particolarità è che andremo a muovere sempre gamba destra e gomito destro. Quindi, posizione di guardia, Yunkuntan, ho mosso gamba destra. Avanzo Dintan destro, Chomot. Torno nuovamente nella posizione precedente, sempre muovendo gamba destra, eseguendo Chohai. Unisco, mi muovo di lato 90 gradi alla nostra destra in Dintan con Choba, dopodiché carico la mia gamba destra per scendere in Chumbintan e eseguire Chobon. Ho terminato la parte destra dei gomiti, risalgo verso il centro e vado a eseguire la stessa identica cosa sul lato sinistro. Eccoci sul lato sinistro, quindi di nuovo questa volta si indietreggia di gamba sinistra, si va in guardia, si avanza gamba sinistra, Chomot sinistro, si indietreggia nuovamente Yunkuntan con Chohai sinistro, unisco, spostamento laterale Dintan sinistro, Choba, richiamo la gamba, scendo in Chumbintan e Chobon. Risalgo al centro, richiamo e ho chiuso anche questa quarta parte del Nyack Mon Quyen. Mi raccomando, anche questa è un pochino più lunga, ripassatela, cercate di fare i movimenti corretti tra destra e sinistra, imparatela bene, fate un bel video e me lo inviate come al solito. Buon lavoro e buona giornata, ragazzi!